E amici di Spartacolometro Zero, ben ritrovati dal ristorante Miura, via 7 Ponte 7 Arezzo, con il nostro DS Mauro Lalletti del settore giovanile della Sansovia. Tanto grazie Mauro. Grazie a te Antonio, grazie agli amici che ci seguono. Buonasera a tutti e poi dopo sarà anche modo per l'occasione per farsi gli auguri di Natale. Sicuramente. A disposizione. Intanto Massimo, siamo a fine anno, siamo a fine 2022. Ecco. Un bilancio di quest'anno. Dunque, bilancio diciamo che è fondamentalmente positivo, tutto sommato, del settore giovanile, diciamo, della parte agonistica. Come sempre si poteva fare meglio, questo è un luogo comune, ma ci abbiamo il tempo per crescere. Ci abbiamo il tempo ancora per risollevare qualche situazione di qualche squadra, di qualche compagine che probabilmente pensavamo di fare qualcosina di più, però il calcio a volte è fatto anche di situazioni, di infortuni. Quest'anno veniamo anche da una parte d'anno che onestamente con un po' di dispiacere ci siamo lasciati con un po' di allenatori, quindi cioè tutto un insieme di piccole cose che hanno reso un po' più complicata l'annata rispetto a quelle che erano un pochino le nostre aspettative. Però vediamo di ritornare in linea con quelli che erano poi i programmi che c'erano. Sicuramente, aspettative importanti, perché se andiamo, come dire, a rivedere la nostra intervista di quest'estate del progetto della Sansovino, dove è, come dire, ha unito le forze insieme al Pievaltoppo, ma poi anche quello che sono gli impianti sportivi, perché poi gli impianti sportivi sono alla base. Indubbiamente sì, da quel lato siamo veramente orgogliosi, soddisfatti, crediamo di aver fatto veramente una grande operazione, sia in fatto di numeri, sia in fatto di qualità, sia in fatto di impiantistica. Questo ci ha reso veramente molto grandi sotto questo aspetto, nella parte di disponibilità di impianti, dove allenarsi, dove giocare, e questo per noi è fondamentale, anche perché abbiamo 18 squadre e quindi gli spazi servono per allenarsi tutti, servono per giocare tutti, e quindi tenuto conto che poi l'impianto grande, l'impianto comune delle fonti è un pochino più come dire, a disposizione della prima squadra, del femminile, poi ruotando giocheranno tutte le altre nostre compagini. Però voglio dire, la domenica mattina ci sono 4 squadre, il sabato pomeriggio ci sono altre 3 o 4 squadre, quindi gli impianti servono, e l'unione, il matrimonio, certo, con il Pievaltoppo ci ha dato questa grossissima disponibilità che è un vantaggio non di poco conto, insomma. I numeri, avete circa 400 tesserati. I numeri, questo, numeri soprattutto, prego. Mauro, significa che fuori avete, come dire, riscosso una grande fiducia. No, quello è in dubbio. In questo momento, quando si parla di Monte Sansovino, anche quando parliamo con dei genitori, con dei bambini che vengono da fuori, abbiamo avuto il piacere di essere attrattivi, in diversi gruppi sono arrivati tanti ragazzi, abbiamo giovanissimi, ad esempio, che abbiamo 2 squadre, abbiamo avuto dei riscontri molto positivi. Noi dobbiamo, il nostro step successivo è quello di poter agganciare qualche titolo regionale per essere ancora più attrattivi, ma non, certo, tanto per la presunzione di essere più amati di altri, ma perché per alzare un pochino il livello di qualità del nostro settore giovanile, soprattutto, insomma, questo per noi è fondamentale. Noi abbiamo avuto modo di conoscerci qualche anno fa, quando all'UTM Chimera, insomma, c'era stata la fusione. Eravate partiti con 80 ragazzi nel giro di un anno, sì, di 2 anni, sì, sì, questo ormai... avete espresso numeri importanti, ma anche sono arrivati poi i titoli regionali. Questo ormai è passato, è un ricordo dolcissimo e bellissimo, ma è passato ormai, serve solo per farci capire che si può fare bene. L'Utichimera poi è stata espressione di un percorso importante legato a persone importanti, persone che di calcio onestamente erano veramente preparate, pronte. Proprio in questi giorni noi abbiamo la fortuna di avere Marco Carrara con noi, che è il nostro responsabile tecnico, il nostro maestro di calcio. E Marco Carrara, me lo ricordo,
l'ho conosciuto lì al Chimera, veniva lì con noi, con tutti i nostri tecnici del tempo, mi riferisco a Peruatto, Abace, Pozza, eccetera. E ogni tanto si fa un po' di rivisitazione di quello che siamo stati. E sicuramente era un periodo in cui eravamo sulla cresta dell'onda, questo faceva sì che anche in regione, io mi ricordo in regione, eravamo veramente conosciuti, stimati e apprezzati. Certo, la Sansovino non è che vogliamo arrivare a questo, però voglio dire, sappiamo bene che i numeri intanto ci stanno dando una grossa mano, perché abbiamo veramente tanti iscritti, però dobbiamo, ecco, elevare, innalzare un pochino il livello di qualità, di crescita sotto questo aspetto. Certo. Questo è fondamentale secondo me, secondo noi, anche perché tutto questo deve giovare e deve essere in funzione della prima squadra, perché È giusto, proprio anche per altrimenti creare quella. facciamo Certo. fatica a vedere in prospettiva, a vedere il domani, a vedere un progetto serio che abbia delle fondamenta solide. Anche diciamo, in prospettiva per, come dire, cominciare a sviluppare quell'attaccamento alla maglia, specie nelle città di provincia serve. Indubbiamente sì, ecco, questa è una cosa che noi, che questo lo possiamo annoverare, è un titolo di merito. Di vanto, i nostri gruppi, i nostri ragazzi difficilmente sono attratti da altre realtà, anche se si tratta di professionisti, perché onestamente chi è a Monte San Savino in questo momento molto legato alla maglia, molto senso di appartenenza, molto legato ai nostri colori, molto legato al paese, al comune, e sicuramente legato anche al progetto, all'idea che in questo momento passa, è quella che è la realtà. Abbiamo il presidente di Comune, la famiglia Comune, che è veramente anima e cuore di questa realtà, e nutre, inutile negarlo, qualche aspettativa importante nella vallata, Certo, ma questo è poi fondamentale. anche in questa fase, poi tutto sommato sono 2 anni che è arrivato Alessandro Iacononi e Certo. ha cercato di dare, come dire, un'impronta diversa anche il tuo ritorno, che è legato a 2 anni Alessandro fa. Iacomoni, devo dire, io ho conosciuto il presidente, ho conosciuto persone legate al calcio, ma questo presidente non dico che è più bravo di altri, dico che questo presidente è animato da una passione, da una voglia, da un attaccamento, da una forza interiore che è veramente poco riscontrabile in altre persone, in altre realtà. E sicuramente è dovuto al fatto che è di Monte San Savino, è un imprenditore di gran successo, grande azienda, ha molti collaboratori, ha un'azienda, voglio dire, che lavora tante da decine e decine di persone. Questo fa sì, ha fatto sì che sicuramente lo ha spinto con tutto il suo entusiasmo in questo progetto in cui giustamente crede, e noi tutti ne siamo contagiati, ne Certo, siamo partecipi, per questo non ci forza, sì, piove, chiaramente lui poi dopo trascina. perché sì, trascina, sì. L'importante è che in questa stagione la squadra allenatore, la squadra istruttori sia, come dire, sia amalgamata, perché è da lì che poi parte il tutto. No? Hai nominato Marco Parrara, ma penso anche a Franco Marraghini e a tanti altri. Abbiamo veramente uno staff sicuramente di buon livello. Certo, qualcosina si può migliorare, per carità di Dio, però voglio dire, abbiamo fatto delle scelte, e abbiamo degli istruttori, veramente delle persone qualificate e competenti. Anche nella scuola calcio, siamo diventati Sicuramente. scuola calcio elite, quindi abbiamo delle cose che ci danno, insomma, un po' di credito, un po' di importanza e di visibilità. Abbiamo tutta una serie di preparatori atletici, abbiamo tutta una serie di preparatori dei portieri, cioè sotto questo aspetto credo di poter dire veramente che siamo veramente, veramente all'avanguardia. E adesso non possiamo che guardare a questi 2023 ormai alle porte con fiducia, che ci sono tutti i presupposti per crescere e continuare a crescere. Sicuramente sì, dunque intanto l'aspettativa numero uno è la prima squadra. Ora ultimamente abbiamo fatto qualche passaggio in a vuoto, però fa parte del calcio, ancora c'è un girone intero, più di un girone intero, quindi lì siamo veramente ancora in corsa a tutti i livelli. Con le ragazze uguali, con le juniores sinceramente
ci siamo ripresi, stiamo lottando insomma per qualcosa di importante. Agli Eve giovanissimi, come dicevo poc'anzi, forse qualcosina manca, però voglio dire, tiriamo a fare il massimo, tiriamo a fare di il meglio, crediamo di avere comunque un gruppo agli Eve veramente importante e interessante, così come un gruppo giovanissimi, e poi abbiamo veramente una immediata di esordienti, piccoli amici, primi calci eccetera, che sicuramente sono le basi fondamentali presto cominceranno per il futuro, esatto, per il futuro nostro alla San Sovino, per far sì che diventiamo competitivi, perché poi alla fine fondamentale per noi è, oltre che il settore adulto, prima squadra di donne, è giovanissimi, su questo, quindi tutto quello che sotto c'è al settore giovanissimo, quindi scuola calcio, primi calci, pulcini. Certo, poi poco fa hai accennato ai titoli regionali, che sicuramente darebbero quell'impetto in più, però un genitore deve anche guardare l'ambiente in cui manda il figlio, come dire, a giocare, a passare quelle due ore di svago, perché alla fine dopo è vincere belle in tutte le categorie, e si può crescere in tutte le categorie. Ma indubbiamente un aspetto che noi curiamo con grande attenzione, anzi a volte con molta particolarità, è l'aspetto umano, l'aspetto comportamentale, l'aspetto di gruppo, l'aspetto formativo. Noi abbiamo, dico sempre, allenatori, specialmente quelli dei piccoli, non tanto della calistica grande, ma dei piccoli, ragazzi, noi dobbiamo formare degli uomini, dobbiamo ancora di formare dei calciatori. Poi tanto dopo i fiorellini, quando li innaffiamo bene, crescono da soli, talvolta anche senza innaffiarli più di tanto. Quindi noi il nostro obbligo, il nostro compito fondamentale è veramente creare dei piccoli grandi uomini del domani. Se poi riusciamo anche a creare calciatori, sia per la Sansovino e sia per altre categorie, ben venga, vuol dire che allora sappiamo lavorare. Ma io credo che questo avverrà nel tempo, ci vuole del tempo per fare calcio, non è che si inventa tutto in un giorno. Insomma. Intanto il prossimo fine settimana di Mauro Lalletti come sarà? Il prossimo fine settimana di Mauro Lalletti della Sansovino sarà veramente una festa grande di saluti conviviali, saremo tutti al centro a fare convegni, alla cena di saluti, di ringraziamenti per tutti quelli che saranno, che sono i nostri allenatori, i nostri dirigenti, eccetera. Alessandro Iacomoni, questo è fenomenale. Veramente bene. Si parla di 800-1000 persone, fra genitori, atleti, ospiti, amministratori, personaggi di calcio, ex calciatori importanti, personaggi legati alla Sansovino e non. Saremo tanti, Alessandro ha voluto così, noi ne siamo fieri di questo, perché insomma 1000 persone non è che sia un giochino da ragazzi, però è anche un modo per fare una serata veramente, un pomeriggio pieno, perché poi alla fine la cena è fissata per le 19 al centro a fare i convegni, ma sicuramente noi saremo di prima, daremo un piccolo omaggio a tutti i nostri ragazzi, daremo un braccialettino a tutti i nostri ragazzi, il Ludovichi ci allieterà il pasto, la serata, eccetera, eccetera, quindi è un modo per stare insieme, ci sarà l'estrazione della nostra lotteria. L'ho visto, tantissimi premi. Quindi è un modo per salutarsi, perché poi alla fine ci sarà Natale, ci saranno le feste, è un modo per abbracciarsi e dirsi veramente con tanto piacere auguri di buon Natale e buone feste. Proprio oggi, tengo a precisare, è venuto a mancare un ragazzino, ho letto oggi, lo sapranno un po' tutti, sì, in città, sì. Lorenzo Ciroforini, a cui ero anche un pochino legato, perché sì, l'ho avuto a Corata, l'ho avuto a Laterina, e quindi ecco, ripeto, ci dispiace da morire, sì. E noi ci abbracciamo della famiglia, conosco famiglia. Paolo, conosco la madre, conosco un po' tutti, quindi veramente condoglianze affettuose. Però questa è la vita, questo è il mondo che ci circonda. Quindi volevo dire, ben venga le serate come domenica, che ci danno un po' di sorrisi, ci danno un po' di soddisfazione, un po' di piacere. Bene, io ti ringrazio, Mauro. Prego. Tanto dal Miura facciamo gli auguri di un buon Natale, un felice 2023 ai nostri amici del ristorante Miura, via 7.7.
che ci ospitano con tanta pazienza, assolutamente sì, a quanto ci seguono, e poi sicuramente domenica tanti sera auguri a tutti, a tutti i nostri amici, a tutti i nostri appassionati di calcio. Un abbraccio vero e tanti tanti saluti affettuosi di auguri di buon Natale, buone feste serene e tranquille. Grazie a Mauro Lalletti, grazie al ristorante Miura e grazie a quanti ci hanno seguito fin qui. Grazie a tutti.